Questa era una di quelle che mi mancava da inserire nella mia top 5, porca puttana. Lo so, volete il test drive dove uno parla, spiega, però a volte basta sentire il suono del motore, basta guardare la mia faccia, l'espressione del mio viso che te la racconta così. Non ci sono tante macchine che mi piacciono, eh? Non è neanche detto che quelle che costano un sacco di soldi siano meglio di quelle che si guidano bene. Bentornato, sono Matteo. Prima di iniziare la visione di questo video, ricorda due cose. Indossa le cuffie, ne vale davvero la pena. E poi iscriviti al mio canale. È un click, è gratis. E a me aiuti davvero a supportarlo. Buona visione. Apri, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco perché va così forte. Che hai combinato? Niente, questo qua è il famoso motore della Nissan 370Z, sigla interna Nissan VQ37VHR. 37 sta per la cilindrata, la V sta per la fasatura variabile del sistema WVL. E l'HR vuol dire IREV, cioè un motore che fa abbastanza giri. Abbiamo fatto un paio di ottimizzazioni, incominciando dai collettori di aspirazione che sono sotto qua, questo è quello superiore, poi ce n'è un altro sotto in alluminio, dove noi abbiamo fatto il porting. Il porting significa abbiamo, diciamo, ottimizzato un po' i condotti di aspirazione, abbiamo tolto le sbavature, così per far così che, diciamo, l'aria passa meglio e passa più velocemente. Dopo abbiamo montato due belle farfalle maggiorate, sono farfalle da 75 mm che provengono da una Maxima. Difatti, come vedi, c'è una farfalla a destra e una a sinistra, ma sono sempre due, ma sono girate. Sì. Dopo abbiamo l'aspirazione maggiorata da 3 pollici, lunga, in pratica l'aria l'aspira da qua. Il senso sarebbe che, insomma, pesca l'aria davanti al radiatore, pesca l'aria fredda e così sviluppiamo qualche cavallino in più. Per far lavorare questo gioco però ci vuole una rimappatura della centralina, se no la macchina non funzionerebbe, perché i MAF non capirebbero più nulla. Giusto. Dopo abbiamo anche fatto, come si vedono, i tubi del radiatore. Sì. Abbiamo messo un termostato della Mishimoto. EQTech. Esatto, le mappe sono state fatte da un mappatore americano tramite software EQTech, da remoto ovviamente. È in pratica un sistema che ultimamente viene usato molto spesso, perché con le macchine nuove, con tutti i sensori che hanno, ti dà la possibilità di fare la mappa su pista e non dal mappatore ma da remoto, diciamo. Ci mette un po' di tempo per farle, però dopo alla fine si riescono ad avere risultati veramente molto buoni. Tre mappe mi dicevi? In questo caso abbiamo tre mappe, tutte mappe diverse. Una mappa, per esempio, è una mappa stradale. 95 ottani, classica, più o meno potenza di serie, forse sì, qualche cavallino in più. Dopo abbiamo mappa 2 da 100 ottani, poi abbiamo una terza mappa un po' da divertimento, dove abbiamo varie funzioni, perché il software EQTech ci dà la possibilità di aggiungere funzioni che la macchina di serie non ha. In questo caso abbiamo aggiunto la launch control, traction control disattivato, sì, freno a mano tirato, frizione, metti la prima, gas a palla. Come gas a palla? Prova. Sì? Sì. Alzi i giri. Regolabile. Ok. Abbiamo una launch control regolabile, possiamo tarare un po' il controllo della trazione e poi abbiamo no lift shift. No lift shift significa che tu puoi cambiare marcia senza andare giù dal gas. Sì, l'ho sentito mentre passavi. Esatto. Che fa pa pa pam. Esatto, io su pista non lo uso,
però se uno veramente vuole tirar fuori qualsiasi decimo, sì, per le cambiate più veloci, esatto, come se dovessimo andare a simulare un cambio, esatto, doppia frizione. Ti vedo perplesso, Matteo. Mi è piaciuta, tanto, è dalla Lotus che non godevo così. Puoi anche metterci su un sensore, se tu metti l'etanolo, sì, un sensore che ti misura il contenuto d'etanolo, e in base al contenuto la macchina, la centralina si regola. Chiaro. Questo qui è il foro del condotto della reazione, difficile da vedere in camera, ma insomma, eccoli qua, esistono. Sì, ho cercato di fare i condotti in un modo che la macchina esteticamente non cambia troppo, perché come si vede la macchina da fuori è più o meno originale, a parte la pellicola che nel caso mio serve anche un po' per proteggere la macchina. Parasassi, no? Parasassi, perché sì, vai molto in pista. Esatto. E i condotti portano l'aria proprio sui freni e aiutano, diciamo, a raffreddare. Queste macchine, se hanno un difetto, il difetto è che non hanno un radiatore vero dell'olio, hanno solo uno scambiatore. Mm. E cosa succede? Se uno va su per i passi o va su pista, in breve tempo raggiunge temperature dell'olio esagerate. Troppo alte. Questa roba più o meno arriva tutta dall'America. Okay. I tubi me li sono fatti fare io, perché quei tubi che c'erano nel kit erano troppo deboli e avevo paura, diciamo, di romperli. Interessante, ma possiamo lasciare qualche link in descrizione per qualche appassionato che magari ha voglia di comprare i pezzi che hai trovato tu, perché è tutto su internet, no? Tutto su internet, è, come detto, quasi tutto dall'America, perché il mercato europeo è abbastanza piccolo, in Italia proprio quasi, okay, zero, e tutte le parti, diciamo, importanti, interessanti si trovano là. Bene. Ho capito che hai detto? Che fa un freddo che te dico fermati! Cosa hai fatto? Hai integrato anche con lo scarico poi? Esatto, diciamo, per completare il pacchetto, perché il motore aspirato senza aprirlo non è che puoi fare chissà cosa, abbiamo anche fatto tutta la linea dello scarico, perché queste macchine, soprattutto la Nonnismo, originalmente c'è uno scarico che fa pena. Abbiamo rifatto tutto, abbiamo montato dei collettori della Z1, che sono collettori, diciamo, ottimizzati di flusso. Mm. Abbiamo montato dei catalizzatori 200 celle e un cutback della Nvidia con terminali titanio. Mm. Il risultato? Il risultato, siamo... Al di là del suono che l'abbiamo sentito tutti, che è una bomba. Abbiamo 360 cavalli. 360, sì, sì. È circa 390 Nm di coppia, calcolando che una macchina così originale, se va bene, fa massimo 320 cavalli, ma quasi tutti ne fanno 310. Quindi tu l'hai bancata da originale e hai scoperto che comunque è un po'... Sì, sì, meno rispetto a quello che dichiara Casamaggio, si sa, mi sembra 330. 330, esatto, ma si sa, è un po' un problema di tutti gli aspirati. Anche le R8, sì, le RS4 vecchie, anche quelle, non ce n'era una che rullava, diciamo, la potenza dichiarata. Per quello dico, per essere un aspirato, per non aver aperto il motore, abbiamo raggiunto un bel risultato. Mi dicevi, da originale sta macchina non è così. No, da originale è molto più tranquilla, anche la potenza, soprattutto agli alti. Cioè, il motore è fatto per aver potenza agli alti, ma tu senti proprio che è così, lo scarico è tutto restrittivo, che non... come se gli tiri il freno a mano un po', no? Questa qua è una barra d'uomi alleggerita, con questa qua abbiamo tolto 5 kg. In totale abbiamo alleggerito la macchina di 60 kg. Ah, caspita. Senza vederlo. Perché i sedili, esatto, non sono originali, giusto? Senza vederlo, perché abbiamo messo i sedili Recaro Pole Position, sedile, sì, fantastico, sì, secondo, sì, me, non solo di punto di vista, estetico, ma anche funzionale. Confermo. Dopo, tutta la roba sotto che non si vede, bisogna anche menzionarla. Non abbiamo il ponte, sennò la tiriamo. Esatto. Abbiamo fatto i braccetti del camber della Art Race, anteriori e anche quelli posteriori. Davanti è un braccetto e un triangolo, perché questa qua c'ha un sistema di sospensione a doppio wishbone. Sì. Che è un sistema fantastico, secondo me. E il camber lo regoli sul braccetto, quello sopra. Mm-hmm. Dopo abbiamo quelli dietro. Abbiamo camber meno 3,2 davanti e meno 2,5 dietro, perché come detto la macchina è assettata per pista, perciò sulla strada un po' sconnessa fa un po' così. Dopo abbiamo fatto chiaramente anche le barre stabilizzatrici, abbiamo, sì, messo quelle più grosse, anche della Hard Race, sì,
E dopo abbiamo, last but not least, la cosa più importante, abbiamo messo un bel assetto della Bilstein PSS 10B16. Last but not least, come hai detto prima tu, impianto frenante raffreddato, ma esatto, un impianto frenante non di serie. Originale da 55 e adesso con la P-Racing siamo saliti a 362, ma non cambia solo la grandezza, il diametro del disco, ma cambia anche molto più lo grosso spessore. Poi, peso della macchina da originale? 1510 in ordine di marcia. Adesso pesa? 1450. Con metà pieno. Complimenti. Grazie. Complimenti. Senti, è l'una 17, mangiamoci una fettuccina. Buona idea. Poi ci andiamo a fare un giro. Esatto. Al centro abbiamo i poliziotti più fighi d'Italia. Sento che è un po' rigidina perché tu hai un assetto pensato principalmente per il track. Blip in scalata l'abbiamo disattivato? Eccolo infatti. Che poi è figa sta cosa. Ce l'ha di serie? Sì. La riattiva un attimo, facciamo capire ai nostri ascoltatori cos'è. Allora, sono in seconda, metto la terza, senza andare a fare il punta tacco. Esatto. E ho anche attivato una telecamera sui pedali. Se butto via la seconda, butto dentro la seconda, lui mi fa il blip in scalata. Giustissimo. Così funziona. Disattivalo, perché io sono un patito del... E questo c'era già nel 2009, eh? Sì. L'abitacolo di questa macchina è un videogame, è da paura, sensazionale. E poi sentite il suono. Gli aspirati suonano in un modo che i turbo un po' se lo sognano, soprattutto ad alti regimi. Un sogno per tanti, penso giovani e meno giovani. Io che faccio parte dei meno giovani me la comprerei immediatamente sta macchina, che mi dicevi si trova tra i 20 e i 30 mila euro? Sì, diciamo roba buona, incomincia da 25 e in su. Mi sembra una persona molto molto scrupolosa, molto puntigliosa. Esatto. Il che è buono per quando fai dei progetti tipo questo. Giustissimo. Mamma mia, fa un po' paura. Madonna, quanto è arrogante Seb, è veramente arrogante. L'assetto effettivamente è un po' duro per questo tipo di strada sconnessa. Sì. Bilanciamento dei pesi, la Z, la Nissan ha leggermente più peso davanti, sono 55% davanti e 45% dietro. Ok. Canto della sirena, questa qui è una sirena, ma canta, canta, bella, canta. Ti sei fatto un bel po' di strada per venire fino a me, ne sono veramente orgoglioso. Pensate che arriva dal nord questo ragazzo, da dove arrivi? Arrivo dalla Valpusteria, Trentino Alto Adige, come detto. 650 km? 700. Ah ok. Però ci sono arrivato con un pieno, dai. Con un filo di gas non consuma tanto. No, esatto, con un filo di gas stai sotto i 10 litri tranquillamente. Oddio.
dell'acceleratore è davvero molto sensibile. È sensibile perché gli abbiamo messo due belle farfalle maggiorate da 75 mm che appena le tocchi vogliono spalancano. Esatto. E poi non sembra dimenticare una macchina da corsa. Esatto. E non da dimenticare il volano alleggerito, la frizione Nismo, che anche quella aiuta, diciamo, in accelerazione. Questa nasce senza antirombo, quindi tutti questi sassolini che sentiamo ti danno proprio quel senso di pista, quel senso di rally, di auto maleducata, che quelle auto di oggi se lo sogno, una cosa senti più niente. Sì. Dillo che sei rock and roll dentro, dillo che sei tamarro dentro. Assolutamente sì. Puntata così fa da Dio, la sensibilità del pedale è pressoché perfetta. Seb, mi stai regalando una gioia. Cioè, mi fa piacere. Te lo giuro, l'ho detto negli ultimi video mille volte di questo discorso delle mani sudate, ma adesso mi stanno sono fradice. Che meraviglia, ragazzi, viva il Giappone, viva la 370Z. Questa era una di quelle che mi mancava da inserire nella mia top 5, porca puttana. Oh sì! Ma hai fatto tu sti lavori o l'hai fatti fare dal meccanico? Ho fatto quasi tutto io. Ah, sei un grande! Quasi tutto io, a parte le cose complicatissime, tipo la conica, montare la conica è un lavoro difficile. Questa è una goduria. Cioè, a me piace la figa, cazzo. Però questa ti fa godere quasi così. Sì, ma questo è proprio quello che ho voluto sempre avere, no? Una macchina, tu, i cavalli non ti bastano mai. Avevo il vizio di vendere, di comprare e vendere le macchine ogni anno. Compravo, vendevo. Perché erano tutte macchine che... Tutte macchine veloci, per amor di Dio, ma mi mancava quel feeling, no? Sai, quell'emozione. Poi hai trovato questa. E sei fermato lì. Sono fermato là. Io modifico questa qua perché il potenziale è quello giusto. E guarda caso è una giapponese. Esatto. È da 4-5 anni. Te lo dice uno che c'ha una certa fissa per il giapponese. Adesso non riesco più a levarmela. Tu sei riuscito a fare un lavoro andando ad intervenire in alcuni punti che sono un po' quelli che piacciono a me, perché io la trovo equilibratissima, super divertente da guidare, un hooligan, incazzata nera e sono emozionato, sono proprio... No, che bella, è veramente una bomba. Sai che tanti mi hanno detto, ah, la 370Z è stupenda, è vero, ma mi sa che questa qui è una chicca, è proprio una chicca. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Sei venuto a trovarmi dal nord, da lassù, da Vipiteno, da Bolzano, dalla Valpusteria, e mi hai fatto un bel regalo, un gran bel regalo. Fa piacere sentirlo. Anche a me. Sentite il sound, signori. Mozart gli fa la pippa.